Secondo me stasera le prendiamo, sicuro. Le prendiamo. Cioè dai, una prega a fare quello dove lo vorrà. No, c'è il dovere. Dai che non c'ho, si mette su. Così mi mise da cagare proprio mentre inizia la partita. Devo tenermi per 45 minuti. Da che è sto sforzo? C'è mica, non ce la puoi tenere 2 ore. Ecco bello, ragazzi, subito la prima cazzata. Non so più. Spero che faccia quello che ce la fa cagarci delle. Cioè non salvare ma far vincere. No, si blocca. Ma chissà perché da solo si blocca sempre quando gioca il Napoli, eh? Ce la fai succhiare il terzino del Napoli? Un rischio contro Mazzocchi fa abbastanza ridere, eh? Eccolo, buono! E angolo, dopo fuori. Oh, peccato. Una palla e mezzo, proprio quello che dico sempre anch'io, una palla e mezzo, cioè, te la facciamo a metterla. Pioli si lamenta, e altre cose che fanno ridere, come si gioca. Non eravamo partiti male, veramente il primo cross è finito in curva, però. Ma quanto è Capoplasa Collini? Capoplasa Napoletano, però. Oh, ti hanno ridato palla e io fermo l'idea l'altra volta. Io ti pago quanto ti pare l'abbonamento, però non mi devi fare sempre. Sì, no, almeno una connessione decente. Piuttosto che io se ti devo pagare 5 euro in più di un mese te li pago, ma volentieri ma te li pago, però non. Piuttosto vado io allo stadio gratis col cellulare. Cioè ogni 5 cazzo di minuti, veramente. Una volta c'era un eroe. Alla fine pensate che per le zone ci vai lo stadio. No, la scheria. Madonna Simeone. Ma la voluta sta qua. Due passaggi, eh? Guarda come si è saltato. Questo potrebbe essere anche il rigore. Ci siamo pure di comunque è troppo buttone. Ci siamo pure di c'è troppo buttone. Che sia uguale. Ha preso il croce Simeone. Se arriva da un metro così in corsa, se becca la porta praticamente cioè, ci deve andare. Ti presenti in Europa lì con questi buchi qua, stai bello fresco, bravo. Ora vengono le renne, ma secondo me le renne pestano, eh. Ma non vanno a marcare, tranquillo. Hai appena fatto un intervento difensivo, oserei dire pure abbastanza onesto. Niente, mi fa incazzare uguale. Comunque Milan Napoli, gli ultimi 3 anni ci abbiamo perso sempre. Il fuorigioco geografico di giro. Chi se lo scorda il fuorigioco geografico? I cross stelli sono proprio le cose più frustranti che si possano avere su un campo di pallone. Sti cross proprio alla non so cosa fare, qualcosa faccio. Se la tattica è questa, raga, bisogna comprare Milan Djuric. 2 metri, perlomeno. E risumiamo Peter Crouch. Sì, davvero. Se basta. Cioè, dovrebbe giocare Ibra. Ci vuole un palo di 2 metri davanti, in qualche modo. Bello, da son, sei proprio una garanzia. Tu ti ridessero 1 euro. Se te guardi tutta la parte così, ti ridessero 1 euro, no? Bella la qualità. Perché lo sanno che hanno problemi tecnici, non è che non lo sanno. Qualità di tele più questa. Scusa, il col pezzotto che dice che non gli larga. E qui chiudo la discussione. Senti che c'ha il pezzotto e non gli larga. Ma viva la pirateria. Adesso siamo tipo a 144p. Non si vede neanche il pallone. Ma non è 2 pixel, ce l'ha il pallone. Non usa mai la difesa a 3. Chioli soffre la difesa a 3. Ha fatto la difesa a 3. No, ma Nico Manzani, la difesa a 3 non la fa mai. L'ha fatta oggi perché sa che Chioli soffre. Sì, vabbè, quello chiaro. Quando hai 3 centrali che ti prendono giù, finita. La fortuna del Napoli è che è una squadra che spesso si alza un po' troppo e magari qualcosa riesce pure a portare in mano. Quando sarà mettere il pallone meno, ancora veramente prendiamo troppi rischi. 20 minuti ci siamo arrivati, potrebbe essere 26 ma ci sono contento. C'è da dire che il Milan con Bennacer è una squadra e il Milan senza Bennacer è un'altra. Sì. Quando dicono che 50 milioni per Bennacer sono troppi. No, ne ho anche 60. È veramente, cioè, è fondamentale, è semplicemente fondamentale, non c'è verso. Il problema è che gioca mezzo campionato, come Buonaventura. Sì, è vero. Sarei la palla che perdiamo, eh? Sì, Dio. Tanto hanno regalato la palla. Era una palla giusta. Cioè, è assurdo. Ma ti immagini che l'avessimo regalato a noi quella palla lì? Ovviamente ha fatto fumo. Aveva proprio sopra di sé il rotolo di fumo. Oh, te, dai. Sì, dai.
sono tutti per la prima non ti ma bastardo. Oh. È successo 20 minuti fa come te. Esattamente. Sì, sì, tipo, è arrivato 2 minuti fa la notifica. Grazie per non averci spoilerato. Che no, adesso guarderò più se ho tutto il tempo. Perché che non potevo sentire ce l'ho fatta a calcio, Teo. Che poi i napoletani di Hernandez lo odiano proprio a mille. Attenzione, vabbè. È il passaggio di prima. Ma più che altro è il passaggio di prima. E questa volta l'ha azzeccato. Sai cosa mi ha ricordato Gollini? Quando a FIFA sposti il portiere sul secondo palo e ti diamo sul primo uguale. Vabbè, anche però va a 200 all'ora, Teo. È un po' difficile per il portiere spostarsi lateralmente così. Sta cosa del pallone veramente non la sopporto. E poi che cazzo lo... Sì, vabbè, c'è una strozzata, c'è chi... Ma poi per esempio c'è, che ne so, Genoa Lecce, che cazzo lo vuole pallone? Con un pallone di Frosinone Salernitana, no? Devastante, me lo terrei in bacchetta. Se no, c'è comunque un giocatore vero. Da quando ha fatto con il mio non si blocca più da sonno, strano. Ieri sera volevo votare Sanremo, ho chiamato e mi ha risposto la mamma di Gionier. Le ha un contender napoletano. No, è il primo cerchio. Oh, però ha tirato le ha. Entriamo dal 29 ottobre, attenzione. Madonna che tiro che ha fatto, però è una cosa incredibile. Mezzo metro più in alto. Sì, forse se saliva scende. Mamma mia, però come pensa bene. L'unico difensore affidabile. Gabbia. Nicolas Cage. Veramente, se pensa a quanta gente ci manca a causa di infortuni tra una cosa e l'altra, è veramente allucinante. Comunque Leao si sta anche ponendo col cross. Prova magari anche a puntarlo una volta, così diventa veramente prevedibile. Però non si può sempre fare più calcio a terrenza. Oh beh, dai, se non ti dico bene. Dai, spizzi. Vabbè, l'infortuni di Trapia non mi preoccupa. Non rompere gente, non ti vorrei dire. So che magari non è il tuo giocatore preferito, però io non vedo, non riesco a vedere una partita del Milan. Se non c'è Calata ci avete Florenzo. Cioè, no, c'è Jimenez e Terracciano. Per noi su 5 cambi che abbiamo a partita solo 2 sono tecnici, cioè gli altri perché si rompe la gente. Io non la sto vivendo come una cosa positiva, cioè continuo a farsi. Si è fatto male per un passaggio. Adri, cioè ti dico, è preoccupante la nostra situazione, è preoccupante. Vabbè, 2 mesi fuori, tranquilli. L'arbitro ha fatto un fallo ad Anghissà, benissimo. Ho visto veramente tutto. Sì, però Hernandez è mio patito, ti mette l'assist e ti mette il gol. È preoccupante la cosa, Cioè, è bello, ma anche preoccupante. L'unica cosa è che Calabria solo c'aveva il kick per Kvaratskhelia. E adesso il kick non c'era più perché Calabria si è rotto. Forse l'unica partita in cui Calabria può essere MVP è contro il Napoli. Boia. Prendi Calabria, vieni infatti al passaggio, vieni fuori solo per la partita con Napoli. Tipo Mariah Carey che spunta fuori su una canale. Sta maglia è bruttissima. Ma la maglia è spettacolare, cosa stai dicendo? Bellissima. Che c'ho fatto? Non ci posso nemmeno. Niente, se gli regalate qua non siete contenti. Quanto vuol dire un momento Florenzo e qua la scheda sta ricominciando a partire. Ma perché Calabria? Ma capito però vedi che Calabria dietro tiene di più. Perché è spaventato da Calabria? Ma non è quello Adri, si tiene di più e basta. Non è che ha già lo squartatore. C'è che l'ha pulizzato. Vabbè, se c'è già Upstar hai effettivamente paura. Vabbè, fine primo tempo. Dai. Sono stato un po' moscio. Ne fa uno di 3 partite. Non è i livelli liberati, ma c'era Megani che era molto più scarso, c'era Arthur, c'era Locatelli che va bene. Non c'era Locatelli. Ma come no? Florenzi? Saresti Locatelli? Madonna! Come cazzo è fatto a mancarla, Fran? Madonna! Ma gliel'ha levata Gollini. Oh, è buono! Che è successo? Che ha fatto? Aiuto! Io devo provare a capire. Forse mi ha dato una... Sta cazzata! Ma vaffanculo. Vabbè. Parlo mi ha detto tipo un quarto d'ora fa. Dovedi non fischia mai queste cose qua. Sì. Bravo. Sì. Ce la fai portare la terminazione Leao? Vabbè, la bella giocata.
Oh, era fallo quello di prima, era fallo. Era fallo quello di prima e non questo? Ma vaffa. Ma dai. Ma era fallo quello lassù? E questo no? Dai, ma di che si parla? Ma qua non può neanche intervenire perché abita la lega, capito l'assurdità. A parte un'azione così non la puoi mandare a portare primo. Ma ti ha dato dritto sull'uomo. Dai, questo è ha dato dritto sul. Non è di come lei. Cazzo no. Sì, no, è cazzo lo succede. Stiamo perdendo l'arbitro. Poi lascia ad Adli il compito della conduzione e poi no. Ancora con Hernandez. Per cui due volte viene prima col tocco di Leo che era un po' troppo lungo e poi con questo. E poi vince la Europa League con sti errori. Sì. E questo è giallo, eh. Questo è giallo solare. Venga. Pensa a Cantino, bene a Serra. Tira. Sì, vabbè, mi è stata la grana tirato. Non ci sta capendo un cazzo il Napoli. Ma vedi che non si sta capendo. Leao, sì, madonna di Dio. Raga, il momento per fare il secondo è questo qui, eh? Cioè, tre occasioni in cui bastavano una virgola di più. Sì, ci manca un. Mai. Ma io sono quelle traumi dell'occasione di Simeone comunque. No, vabbè, dai. Se tu ti ci immagini, Osimhen. Sbaglia. Offre una possibilità a Simeone. Ancora Simeone. Madonna mia. Meno male che cerca l'incrocio, veramente. Meno male che cerca l'incrocio. Ma Bennacer che è combinato. Non puoi alzare la testa per dire, vabbè, chi era un birillo del cazzo? Insomma, insomma l'ha seguita anche a sto giro, Ti stavo dicendo, ma ti ci vedi Osimhen lì? Immagini Osimhen al posto di Simeone, già te quello l'aveva fatto, sicuro. Si è benedetta la Nigeria. Bravo, bravo, bravo. Qua c'è un fallaccio. Di Lorenzo che sta ammonito a vita con calma. Giroud, Leao, ma che passaggio è questo? Porca puttana. Ma poi c'è la punta di scontro della prima, cioè. Già, hai rindicato l'orologio. Ma ha preso la palla di culo. Ma cosa vedono in campo, raga? Tanto due cartellini gialli per il Napoli, sacrosanti, non date, credo che faccio ricordo della merda con gli Leao, ma vedete una palla assurda. Anzi mi ricordo, questo Politano. Cioè siamo andati 4 volte vicino al 2-0. C'è un calcio di lì. Sì, ma nasce da quello che vuole Mazzarri, palla di ma niente, niente. Poi il coglione va in conferenza stampa. Ma possiamo ancora vincere l'Europa League per salvare la stagione, sì. Te l'Europa League la vinci se casca la bomba su sullo stadio di tutte le altre 31 squadre rimaste. Palla profonda, secondo palo, Giroud rimette mezzo. Sì. Top di Hernandez. Non caso se faceva. Sì, mi ha giunto tutto. Godo Politano, godo, sbaglio il contropiede, godo. Che poi se avessi tirato normalmente gol l'avrebbe pure fatto. Cioè se finisce così veramente stappate un cielo e fate la progressione. Simic ce l'ha tenuto nel cassetto tutta la stagione e Simic lo mette adesso contro il Napoli, vabbè. Ma quanto è che si usa? Si accetta. Lo scambio in qualche modo con Ragnani. No! Porca puttana che palla! Che cosa ha fatto Hernandez? Ma dove cazzo è la difesa qui, raga? Ma perché non ci rimane mai Leao così solo? Infatti gli farebbe cagare lo stesso, però vabbè. Il Napoli ha cambiato modulo, è dovuto adattarsi nel momento, nella fase di adattamento non abbiamo colpito. Tutto qui. Non ne approfittiamo mai. E adesso lo scappo di gara importante, un match. Bingo! Guardalo! Sì, domani, Leao, Leao! Sì! Sì! Madonna mia c'era! Leao, 69esimo! Madonna mia c'era! Si sta mangiando le mani! Io veramente ho finito la giocata era quella, Dio Cristo di Dio però! Secondo me non vuole fare gol perché se no non si spiega! Non vuole fare gol! Se faceva gol potevamo anche staccare la partita, era finita! No. Si lavorisci però! Cioè, ma si può giocare a calcio se sei professionista e sei così mimetti? Cioè che cosa stai andando? Cioè dai, che Gabriel Jesus avrà mandato a fanculo tra l'arbitro e Florenza, avrà mandato a fanculo 15 volte. Ha tirato fuori il giallo, no, se tirano fuori il blu. Ma che protesti che gli ha tirato un calcio? Come fai a fare un fallo così a un metro dal guardaline e dire che non è fatto ferro? Voi
commentiamo ogni tanto veramente. Bella. Leo. Dentro. Gesù Cristo. Ma è normale, allora è normale. È normale che non serviva un cazzo. Lui più di così veramente. Beh, non c'era neanche nessuno. No, e lì è colpa di chi è in mezzo, eh. Cioè, oh, che cazzo di più. Cioè, lui guarda dove è uscito. Vabbè. Che palla è, ma come fa a arrivarci? E neanche col motorino. Guarda là quanti palloni ti regalano questi. Ma mi chiedo come cazzo si faccia. Dai! Per Giroud, ehi, sì, vabbè, lui è lento come la merda. Qui ha messo una palla che non ci è arrivato le auto 4 metri, se i passaggi sono questi. Sì, poi avevi anche il motorino, cioè. Giroud se facesse una gara di velocità con Mertesacker perderebbe 10 volte nella stessa gara. Cerca la profondità verso Florenzi. No, Florenzi, oh, controllo. Niente, non tira. Ma perché non? No, dai. Dai, è da psichiatra. Va bene, era fuori gioco, va bene, te lo passo, era fuori gioco. Il controllo è bello, ma devi tirarsi, lo devi tirare. No, qui non tirare da psichiatra. Le antipartite sono state imbarazzanti in difesa stavolta, in attacco, veramente. Il mio è veramente dicotomico. O gioca bene in difesa, gioca male in attacco. Sì, o viceversa. Dipende con che centrocampo ci si mette. Meno male che Fernandez ha fatto quel gol. Se no qua erano 0-0 dei più frustranti della storia. Qua c'è il fallo. Ce l'ha fatta a fioccare un giallo. Non ci voglio credere. Ce l'ha fatta a dare un giallo. Del giallo. Eccolo lì. Mezz'ora che rompe il cazzo. Gli spara uno per prendere un giallo. Jovic, dai. Dai. Questo è fuori gioco. Fuori gioco. Fuori gioco. Perché non tiriamo? Neanche perché non si calcia? Merda! Ma perché non calci? Ma perché non neanche il gol del sei uno contro uno, sei davanti al portiere, ma perché non calci? La schiocchi, ce l'hai sul tuo piede, la schiocchi, fuori gioco mi va bene. Non mi interessa. Non, qui devi tirare, non mi interessa, cioè la schiocchi, fine. Cioè. Non era fuori gioco, infatti se l'avevo cioè, visto. Ma almeno la provi, al massimo la perde il portiere, ma almeno prova. Cioè non è che se è fuori gioco allora dici faccio un passaggio di merda, tanto è fuori. Poi comunque Teo dall'altra parte era bloccato. Madonna. Non capisco perché se puoi calciare col tuo piede devi fare l'assist, devi provare l'assist col piede debole. Cioè è una cosa fuori cervello. Chiamara vittoria. Col difensore che ritorna, cioè fuori cervello veramente. Chiamara vittoria questa. Poi era quasi il tuo gol. Ho visto la palla in porta. Se non fai il 2-0 è giusto che tu lo prenda. Beh ragazzi, se il Napoli la pareggia dopo aver giocato così il secondo tempo è uno scandalo. Ho capito. Siamo coglioni noi, è vero. È giusto il prezzo da pagare per una partita che avrete anche avuto tanto. Non aver fatto il 2-0 in 260 occasioni. Passiamo dal fare 260 gol e prendere 260 e non riuscire a segnare neanche con le mani. È una cosa incredibile. Ci manca il rigore così. È proprio quello che manca in questa partita, è un rigorino così all'ultimo. Anche sta cosa che gli vanno a parlare in 270 mentre lui deve ascoltare il VAR, mi dici che qualcosa serve. Tanto glielo stanno dicendo quelli dal VAR. Se è rigore questo, ragazzi. Se Napoli perde è il peggior fine settimana per i napoletani questo. No, davvero. Dopo speso 8 miliardi ieri sera per poter giornare con 80 telefoni e 200 sim. La mia domanda, no? Okafor poteva tranquillamente entrare. Cioè capito, ora con questi spazi lunghi poteva essere utile. Ma perché non stringe? Niente, 96esima, la partita è quasi finita, siamo spaccati come la merda. Politano fermato l'intervento di Teo. Ma dai, è fallo. Era passato e è tornato indietro per far finta essersi fermato, ragazzi, una scena incredibile. Ma che scena è? Era chiaramente passato. Fischia.
ha fischiato. 84 giocatori per terra. Tutti rotti. Ah, potessi chiudere la partita con un rotto e basta. Certo. Pure all'ultimo secondo c'è il tempo. Anche Maignan ci sta mettendo un'ora per rialzarsi. Sì. È tutto spaccato. Più. Pure il gol decisivo, dai. Dai. Cioè, per affari, ad lì lo devo rimontare come un Lego. Cioè, ci sono le istruzioni annesse. Mi dispiace perché siamo anche una brutta squadra. Siamo proprio stupidi. Sì, esatto. Non c'è testa. Perché Milan quando le partite vuole vincere le vince senza problemi, e quando non ne vuole vincere che quando la cioè, ti trovi in delle situazioni con Leao che ne salta tre da mette in mezzo, è l'unico pallone che non attacchiamo della partita.